Sardara è un paese di poco meno di 4.000 abitanti, con una storia antichissima e un centro storico ancora ben conservato. Da sempre il paese ha un legame stretto con le terme distanti pochi chilometri dal centro abitato, dove ogni anno arrivano turisti da ogni parte del mondo. Quest'anno, per la prima volta, l'amministrazione comunale ha messo a disposizione degli oltre 40.000 turisti che frequentano le terme un bus navetta per portare i turisti dalle terme al paese. Un modo per attivare un'economia circolare che ha dato sicuramente ottimi frutti. Sulle terme vogliamo puntare alto. Siamo in piena sintonia con i due gestori, con il proprietario delle terme e col gestore dell'albergo comunale. Stanno funzionando benissimo. Siamo usciti da quel periodo brutale, lo definisco brutale, della pandemia, però nonostante l'attività termale è andata a rilento, ha dovuto anche chiudere, adesso si sta riprendendo alla grande e sta andando alla grande. Da noi, da parte nostra, c'è un supporto logistico pure. Da poco abbiamo istituito un bus navetta che consente ai cittadini che vanno a usufruire delle terme di arrivare a Sardara e godere di un centro storico eccezionale, di un museo, di tante risorse archeologiche come può essere il Pozzo di Sant'Anastasia, abbiamo la Chiesa del Romanico, San Gregorio, ma soprattutto la vivibilità del paese. Il servizio, diciamo che è una novità per il paese ed è una cosa che era auspicata da tantissimi anni, anche perché è una delle anomalie che non si riusciva a capire come mai alle terme c'erano parecchi visitatori e che non poi beneficiavano delle visite dei beni culturali e del patrimonio culturale del paese. Ben venga questa iniziativa, per noi è importantissima. Noi la stiamo pubblicizzando sui canali social della nostra cooperativa e speriamo che lo facciano anche altri. È importante non solo per l'indotto che riguarda i beni culturali, ma quello che comprende un po' tutta l'economia del paese, perché il legame con le terme ci deve essere. Sarebbe una cosa proprio controproducente avere delle terme visitate e fruibili da 40.000 persone e il paese non ne beneficia. Questo penso che sia un'iniziativa importantissima che va anche valorizzata e pubblicizzata. Le terme sono un polo turistico molto importante per Sardara. Tra le due strutture arriviamo a più di 200 posti letto, siamo intorno ai 250-300 posti letto, e quindi ovviamente ogni giorno c'è una grande affluenza di clienti sia dell'hotel che di Pendolari Cure che arriva qui. In alta stagione parliamo di più di 500 persone al giorno, quindi è sicuramente importante perché queste persone poi arrivano anche al paese di Sardara. Proprio quest'anno è stato attivato un servizio di bus navetta, finalmente la prima volta nella storia delle terme, che prende i clienti delle terme, li porta a Sardara e quindi c'è proprio questo transfer durante la giornata. È un servizio importante perché permette finalmente all'utente di visitare Sardara, quindi visitare Sardara sia in termini turistici, il museo di Sant'Anastasia, Vilabas, e anche a livello economico, perché comunque sappiamo che il turista che si sposta acquista, quindi consuma nel bar, consuma nel ristorante e acquista anche nei negozi. Paese che fa della collaborazione tra le associazioni un valore aggiunto e in tal senso fondamentale è l'apporto della Proloco. Devo dire che c'è una perfetta sintonia con la Proloco che sta dando una mano, è veramente il braccio operativo dell'amministrazione e c'è perfetta sintonia. Ecco, questo con tutte le associazioni che ruotano attorno alla Proloco e collaborano con la Proloco contiamo
di veramente ottenere dei risultati eccellenti. Questo sicuramente porterà, anche dal punto di vista sociale, porterà a Sardara dei benefici. I ragazzi hanno bisogno di parlare, di socializzare, perché dopo 2 anni di pandemia, certamente chiusi a casa eccetera eccetera, adesso c'è, diciamo, il boom della voglia di parlare, di confrontarsi, di giocare, di gioire. Ecco, la Pro Loco sta facendo tanto in collaborazione con noi. Noi come progetti abbiamo ovviamente progetti che riguardano sia il discorso delle associazioni, perché ovviamente prevalentemente noi abbiamo lo scopo di promozione turistica e siamo anche dei volontari, quindi è sicuramente la passione che ci porta poi a, diciamo, portare avanti questo compito, chiamiamolo così. Quindi l'obiettivo è quello di creare sinergia tra le associazioni con l'amministrazione comunale, che ovviamente ci supporta in tutto e per tutto, e noi ovviamente rispondiamo in maniera più che positiva, e poi anche con quello che è il paese, il tessuto del territorio. Tessuto del territorio inteso non solo come Sardara, ma ovviamente noi ci piace interpretare il territorio come territorio più vasto, quindi accogliendo anche quelli che sono i comuni limitrofi, perché ovviamente ci sono delle risorse che possono essere condivise e che possono portare, chiamiamola anche, ricchezza a tutte le nostre comunità. Territorio e la Sardegna tutta guardano a Sardara durante i festeggiamenti per la festa di Santa Mariacquas, la patrona della diocesi di Ales e Terralba. Una festa di fede, tradizione, che porta in paese ogni anno decine di migliaia di fedeli che per 3 giorni affollano l'area termale per rendere omaggio alla Vergine. Ma cosa rappresenta per Sardara Santa Mariacquas? La festa di Santa Mariacquas è un ritornare all'antico, rivivere tutte quelle immagini che la storia ogni tanto, con le fotografie, coi filmati, ci fa vivere. Ecco, si vive direttamente in quel momento, in quei 3-4 giorni di Santa Mariacquas, si rivivere i sapori, gli odori, i saperi della storia di Sardara, perché è come un film che in 3-4 giorni far rivivere tutto. Rientrano coloro che sono emigrati, è un momento di nuovamente di scambio, di rivedere i parenti lontani, ecco, tutte queste cose. I giovani ancora rivivono la festa di Santa Mariacquas con i sparadas, con le bancarelle lì alla festa, rivivono determinati profumi, sapori, e contemporaneamente sono saperi di conseguenza. Santa Mariacquas ovviamente non è importante, ma è importantissima. Anche lì lavoriamo ogni anno perché possa riuscire al meglio. Anche riguardo Santa Mariacquas ci sono sempre dei nuovi sviluppi. Adesso l'avvento dei cinquantenni ha creato un po' di entusiasmo in più, e quindi la festa un po' ha ripreso una vita diversa, chiamiamola così. Quindi c'è molta intraprendenza, e quindi anche i cinquantenni, senza voler deludere le aspettative della festa e dei visitatori, quindi cercano di fare le cose nel miglior modo possibile. Auspichiamo sicuramente per il prossimo futuro di iniziare anche un percorso di valorizzazione della festa, di tutto quello che è il contesto della festa. Quindi sia delle infrastrutture per poter accogliere le persone, anche di abbellimento, insomma, di agevolazione a quello che è la festa in se stessa.
paese dove non mancano mai gli appuntamenti con la cultura, l'ultimo dei quali con l'artista Roberto Zirano, che a Sardara ha svolto un laboratorio e ha esposto le sue opere. Ma questa cittadina ho potuto ammirare la loro gentilezza, la loro ospitalità, la loro eccellenza in questo luogo, visto che qua profuma di queste acque uniche, queste acque termali che ci hanno accolto. Sardara fa parte di questo progetto perché ha avuto a che fare con questi 12 personaggi che io ho realizzato, questi 12 quadri. C'è Leonora d'Arborea, quindi si dice la leggenda che in questo luogo ha avuto modo di trascorrere bellissime giornate in queste acque, e Maria Carta, perché il primo film che lei ha girato l'ha girato in questa bellissima città. Quindi Sardara è un luogo di accoglienza ma anche di grande ospitalità.